prima di tutto sono molto felice, sono contento che sono arrivato qua. Ringrazio la società per la fiducia, il mister e tutti lo staff. E niente, guardo avanti e spero che faccio grande cose qua. Ecco, l'Atalanta tu la conoscevi perché l'hai affrontata ovviamente da avversario. Adesso indossi i colori nerazzurri. Nelle ultime stagioni, soprattutto le ultime due, hai seguito? 2 anni fa sono stato a Milano e mi ricordo che abbiamo giocato 2 partite molto difficili con Atalanta, 0-0, 1-1, specialmente a casa di Bergamo, era troppo caldo, campo caldo, e anche l'anno scorso ho seguito calcio italiano, lo so tutto di Atalanta, è una bella squadra. Ecco, tu hai detto campo caldo, ovviamente ti riferisci al sostegno dei tifosi che non manca mai. Certo, e anche ho visto il primo giorno del ritiro, quando ragazzi sono ritornati per fare ritiro, ho visto che sono venuti in un bel numero. Gli obiettivi di Mario Pasalic quali sono? Obiettivi sono non state infortuno, il primo. Più importante poi fare più meglio che posso, giocare più partite che posso e niente, aiutare alla squadra a fare i nostri obiettivi e questo. Anche perché gli obiettivi sono tanti. Prima dobbiamo passare il Sarajevo. Poi guardiamo avanti sul magari terzo turno e Serie A quando arriva. Pronto? Carico? Adesso magari devi smaltire ancora un po' di ore di fuso orario. Sì, della viaggio dell'Australia, però ci serve un paio di giorni e ci sono preparato. Vuoi salutare i tuoi nuovi tifosi, i tifosi dell'Atalanta, che ti aspettavano? Sì, no, posso dire grazie a tutti per i messaggi che ho ricevuto sulla social media e niente, forza Atalanta e andiamo.